Se io non fossi mai nato, sarei un oceano disperso. Questo spettacolo nasce da una poesia di Pasquale Colella, che poi è anche uno dei danzatori dello spettacolo stesso, e che dice: se non fossi nato, sarei un oceano disperso. Ci ha colpito talmente tanto questa poesia fulminante, che racchiude in se stessa il segreto della vita, che l'abbiamo condivisa tra di noi, con i ragazzi, con tantissime persone. Monit arriva da molto lontano, insieme a 40 amici da Israele. It's hard to say, because I was crying all the show, because it was the touching and the love and the thing we can do with these people, it's just unbelievable. Abbiamo un sogno insieme a Ronit che cerchiamo di portare avanti, è quello di portare qui insieme dei ragazzi con disabilità dalla Palestina. Yes, it's our dream. Tu hai fatto i tuoi incontri e io ho fatto i miei. Da lì è nato l'idea di rappresentarla attraverso uno spettacolo di danza che raccontasse tutta la vita. Noi abbiamo fatto lo spettacolo Se io non fossi mai nato, insieme alle nostre maestre, che sono veramente brave. Associando il ciclo della vita alla nascita di un fiume, alla vita del fiume, che poi racconta la vita dell'uomo da quando nasce a quando è bambino, ragazzo, uomo, e poi diventa anziano e poi arriva il momento finale. Questo spettacolo vuole essere un inno alla vita. Ogni vita è una goccia d'acqua preziosa dell'oceano. Buon viaggio, amico mio. Sono certo che ci ritroveremo e ci riconosceremo e saremo una cosa. Alla vita che sa essere resiliente nonostante i limiti, le difficoltà, nonostante il dolore, sa trovare il modo di coabitare con il limite, non superare il limite, ma abitare il limite, trasformandolo a volte in bellezza. Se io non fossi mai nato, sarei un oceano disperso. Partendo da questa frase abbiamo cercato dentro di noi che cosa faceva risuonare dentro di noi e abbiamo pensato di parlare della vita. Ognuna portando la sua idea, la sua bellezza, siamo riuscite insieme a creare tutto questo spettacolo. Non solo danzato, anche parlato, anche sentito, anche portato nella nostra vita proprio ogni giorno, nelle esperienze che viviamo, nel quotidiano. Io dico che è un miracolo perché la prima stesura del testo è una paginetta, questa paginetta è diventata un'ora e passa di meraviglie, di emozioni. Dire cose, parole così belle, sinceramente è stata una grande gioia, proprio una grande soddisfazione, un miracolo. Tante idee sono nate dai ragazzi stessi, quindi il bello di questo spettacolo è che ognuno di noi ha messo una goccia di se stesso e ha creato questo spettacolo. Questo spettacolo è partito proprio mostrando le ferite, no, del mondo, ma è la convivere con il limite e se possibile appunto non superare il limite, ma proprio vivere insieme col limite e trasformarlo in alcuni momenti in bellezza.